Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Chiediamo di parlare col governo ma non ci aspettiamo molto, vogliamo un altro modello di scuola. Non ci piace la dicitura Ministero dell'Istruzione e del Merito. Con queste parole gli studenti sono oggi scesi in piazza in tutta Italia per protestare contro il governo Meloni e per chiedere una gestione nuova e diversa dell'istruzione nel nostro paese. La protesta è organizzata da Rete degli Studenti Medi, Unione degli Universitari e Collettivi Locali con cortei, presidi e assemblee in decine di città in tutta Italia. Abbiamo chiesto a questo nuovo governo di abbandonare la retorica della meritocrazia e di provare a ragionare di un chiaro e netto investimento sul futuro dell'istruzione di questo paese, si legge in una nota diffusa dagli organizzatori della manifestazione. Oggi invece tutto ciò che abbiamo ricevuto sono state silenzio e manganellate. Nessuno parla di scuola e università nella legge di bilancio ormai alle porte. Questo governo ha un solo merito, quello di non averne nessuno. I partecipanti fanno sapere che questo è solo l'inizio di una serie di manifestazioni e iniziative sul tema. La prima data di mobilitazione studentesca nazionale di questo autunno, la prima dal governo Meloni. Da Roma a Palermo, saremo in tutte le città d'Italia per riempire le piazze, le scuole, le università. Una mobilitazione ampia e plurale, per chiedere investimenti strutturali su diritto allo studio, ambiente, lavoro e salute mentale. Vogliamo essere ascoltati, perché questo governo ha un solo merito, quello di non averne alcuno. Noi ci siamo e siamo pronti. Vogliamo tutto. Il bersaglio principale delle proteste è la Presidente del Consiglio, tacciata di aderire all'ideologia fascista. Meloni è il simbolo del nuovo fascismo che striscia e dilaga, che ci opprime e che ci fa morire nell'alternanza scuola-lavoro, affermano gli studenti a Milano che hanno chiamato la loro manifestazione, No Meloni Day, a Milano. No governo Meloni, no scuola azienda, è il messaggio dei ragazzi di Torino, il Ministero dell'Istruzione del governo Meloni affermano gli studenti è diventato il Ministero, merito. A guidarlo Giuseppe Valditara, tra i responsabili della riforma Gelmini che tagliò 10 miliardi di euro alla scuola tra 2008 e 2010. Non c'è nessuna vera meritocrazia in un sistema scolastico con sempre meno diritto allo studio. Mediamente 100.000 studenti ogni anno abbandonano la scuola. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.